insomma. Certamente questa inaugurazione è un importante momento per la comunità cittadina e sicuramente siamo d'accordo che vada valorizzata e promossa, ma che nel lungo periodo debba integrarsi, oltre che nelle varie organizzazioni culturali della biblioteca, anche in un quadro socio-economico e organizzativo che preveda la gestione della struttura e di vita più lunghi. Quali, per esempio, ne parlavo anche io in commissione, non si facendo a come verrà al personale, alle spese per l'illuminazione, al riscaldamento, ai collegamenti informatici, insomma tutta una serie di operazioni che graveranno sul nostro bilancio comunale. Fin da oggi quindi la nostra disponibilità, la mia personale in particolare, a collaborare con un'efficiente e fruttuosa operatività di questa importante struttura, auspico che venga avviato al più presto un tavolo organizzativo che faccia il punto della situazione e che elabori un piano di funzionamento che ad oggi, cioè a poco più di una settimana dall'apertura, ancora manca. Pertanto, così mi confermo, nell'esprimere il nostro parere di astensione alla lettera, vediamo il documento. Prego, il gruppo si è pronto. Un voto di astensione. Grazie, è dotato della qualità della sintesi. Prego, capogruppo. Sì, faccio una premessa relativamente a prima di procedere con la dichiarazione di voto. Noi non abbiamo fatto un motivo di un problema, il fatto che non ci fosse la relazione di revisione dei conti. Nel senso che sapevamo che a fine il parere sarebbe stato favorevole, comunque sarebbe arrivato nei termini previsti dal regolamento. Non è stata consegnata, prendiamo atto di questo, ma comunque non è che cambiasse, diciamo, l'impianto del provvedimento in questione. Poi non capisco, che a volte sento in questo consiglio che sì, a volte è giusto rispettare le leggi, a volte un po' meno giusto rispettarle. Sull'aspetto della TARES non è rivolto a voi, ma sull'aspetto della TARES si può ovviamente fare una valutazione di non rispetto della legge. Quando si parla di assestamento bisogna essere vigili della legge. Quindi, dico che a volte si vuole interpretare la legge o valutare la legge in funzione di quello che soffia il vento. Quindi su questo aspetto qua mi sento di dire che o le leggi sono rispettose sempre e comunque, o quantomeno ci sono dei motivi per cui a volte la legge va rispettata e una no. L'impianto dell'assestamento a noi in parte non convince del tutto su questo aspetto qui, e ci asteniamo e faremo le valutazioni quando sarà rispetto sul bilancio consuntivo. Grazie, capogruppo Bagonfo. Temo che l'assessore Susana abbia espresso in maniera esaustiva l'argomento e anche gli approfondimenti da parte degli altri assessori di competenza. Pertanto esprimo un parere favorevole. Grazie, passiamo quindi alle votazioni per la tarda di mano. Favorevoli? Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? 5 astensioni. 5 astensioni. La delibera è approvata. Dobbiamo votare immediata eseguibilità per alzata di mano. Chi è favorevole? Consigliere, se ci dà ci lasci votare. Favorevoli? Ha registrato il voto? Io ho registrato 12 favorevoli, non ho capito gli altri. No, ma devo ancora chiamarli. Contrari?
Astenuti? 5 astensioni. Bene, diventa immediatamente. Ma come il bilancio di previsione? Si è stesso gli equilibri o si è stabilito? Chiaro? Questo è. Prossimo punto all'ordine del giorno, numero 7, approvazione di convenzione per la cooperazione degli enti locali partecipanti ricadenti nell'ambito del servizio idrico integrato Laguna di Venezia, ai sensi della legge regionale 17 aprile 2012, numero 17, illustra provvedimento l'assessore Persico. Il provvedimento che oggi ci sotto convegno i provvedimenti che oggi noi andiamo a proporre il Consiglio Comunale, in quanto che sono due che sono collegati l'uno all'altro, sono l'uscita formale dall'atto chiave servizi e l'adesione all'atto Laguna e quindi abbiamo le due degli ingressi. Io partirei con una illustrazione di cui ho già dato copia ai componenti della commissione consigliare, così un rapido assunto di quelli che sono stati gli interventi che ci hanno portato a questa assunzione, a questa proposta di assunzione di figure. Fino ad oggi noi abbiamo avuto il 29/5/2008 la stipula della convenzione con l'atto merito ambientale di aree servizi, a seguito della quale l'ASI, i servizi idrici Sinistra Piave e Sine Piave erano attribuiti di aree servizi e gestivano il servizio idrico dell'acqua. Piave Servizi è avvalsa quindi di tre gestori per un periodo transitorio fino al 31/12/2012, entro il quale si è dato l'impegno di procedere all'integrazione tarifaria all'aggregazione dei gestori. Il periodo transitorio è ad oggi, quanto che gli appunti sono rifatti a quella data, 31/12/2014, sono così sottolineati. Abbiamo quindi i passaggi formali da eseguire, che sono maggio 2012, i soci di ASI hanno chiesto l'inclusione nell'atto Laguna di Venezia e ribadito con le seguenti motivazioni: comunanza di interessi, di omogeneità di territori, nonché la possibilità di sinergie con i soci Veritas S.p.A., cui seguiranno delle integrazioni societarie tra ASI S.p.A. e Veritas S.p.A. Il 26/7/2012 è stata la presentazione di ASI S.p.A. all'Assemblea del Consiglio Bacino della Laguna di Venezia. Il 4/6/2013, con delibera della Giunta Regionale Veneto, approvava la diperimetrazione dei consigli di bacino di Laguna di Venezia e Veneto Orientale. Il 17/7/2013, ASI S.p.A. sollecita il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia all'adozione dei provvedimenti necessari. Il 26/7/2013, il Consiglio di Laguna di Venezia modifica l'assetto con l'ingresso degli 11 comuni soci di ASI S.p.A. mediante la ridistribuzione delle quote soci ASI il 16,31%, comuni di Venezia il 33,11%, gli altri comuni 50,57%. I passaggi recenti sono questi: l'11/9/2013 la regione con nota 37.086.17 indica il percorso come illustrato ai soci ASI. Il 19/9/2013 i comuni soci ASI rispondono ribadendo la necessità di avere una durata di affidamento e piano di interventi fino al 2037, onde consentire il mantenimento delle clausole di bancarità e un'autonomia decisionale in merito all'organizzazione societaria. Il 17/10/2013 il Consiglio della Laguna di Venezia ribadisce il percorso nell'ambito della legge regionale 17/2012 e della delibera di giunta regionale
856 del 2013. Il 25-10 del 2013 il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia invia la convenzione per approvazione da parte dei comuni soci ANASI S.p.A. Quindi noi avevamo un quadro di riferimento che vedeva la chiave servizi confluire in ASI, servizi idrici e silebiali. Questi avrebbero dovuto confluire in APS Alto Trevigiano Servizi. Alla data odierna, con l'approvazione di questa delibera, noi avremmo un affidamento a Veritas del piano degli interventi al 2033, all'ASI per quanto riguarda l'affidamento al 31-12-18 e il piano degli interventi al 2037. Entro il 2018 i comuni del Consiglio di Bacino Laguna Venezia hanno la possibilità di individuare le soluzioni per il nuovo affidamento ventennale. Questo per poter omogeneizzare quelli che sono gli impegni e le date degli attuali due gestori, Veris da una parte e ASI dall'altra. Con l'approvazione della convenzione da parte dei consigli comunali soci di ASI si perfeziona l'ingresso del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia e questo lo dobbiamo fare entro il 31-11-2013, perché lo faremo oggi. Nella stessa seduta viene proposta l'approvazione della delibera di recesso della PIAV Servizi. Questo per poter consentire ai comuni che rimangono all'interno di PIAV Servizi di poter mettere in atto tutti i loro rendimenti e di potersi gestire i loro programmi. Ecco, io mi fermerei qua, c'erano alcune altre appunti che erano stati forniti ai consiglieri comunali che erano rispetto a future possibili evolversi dei fatti, però ripeto, sono cose che andremo a verificare man mano che verranno fatti gli adempimenti da parte dell'ARPO e che riusciremo a vedere qual è la nostra reale collocazione all'interno del Consiglio di Bacino della Laguna. Grazie Assessore, Presidente della Prima Commissione, lei leggerà il verbale che farò lo stesso anche per il punto successivo, quindi abbiamo per letto al punto successivo. Prego. L'Assessore Persico ha illustrato la convenzione per la cooperazione degli enti locali partecipanti ricadenti nell'arco dei servizi di cui impiegato. La relazione ha anche compreso le condizioni per cui si ricede la PIAV Servizi. La Prima Commissione ha espresso un parere favorevole da parte di Susanna, da loro grazie, Presidente. Perché non c'è il primo volontario? Riuscire diciamo, a garantire un servizio qualitativamente buono come quello che insomma, stanno attualmente usufruendo i cittadini sull'aspetto e di vigilare che appunto venga ci sia la possibilità di una riduzione ovviamente dei costi nell'ottica di quello che è so che è dura in questo periodo, però l'unica questione che posso dire in questo momento avendo ripeto vissuto anche la
la nuova formazione, il nuovo atto è questo, cioè non ci sono tante cose da dire, è un impegno che si chiede all'amministrazione di verificare, di garantire che il servizio che verrà erogato appunto dal nuovo ambito sia quantomeno pari a quello che si a quello del vecchio, e su questo penso non ci siano, spero, problemi. Per il resto posso già anticipare come dichiarazione di voto che il nostro gruppo è favorevole al provvedimento. Grazie. Capogruppo Biancon. Capogruppo Cartenedo. Sì, grazie. Parere favorevole. Grazie. Biancon. Posizione favorevole. Grazie. Per alzata di mano chi è favorevole? Il sindaco ha dichiarato favorevole. Unanimità. Nessuno astenuto. Nessuno astenuto, nessuno è contrario. Certo. Per alzata di mano votiamo l'immediata eseguibilità della delibera. Unanimità anche per l'Italia. Grazie, passiamo al punto successivo. Ottavo e ultimo punto all'ordine del giorno, uscita da Piave Servizi SCRL mediante l'eccesso consensuale della compagine sociale e dei relativi atti regolamenti, degli atti regolamenti, rapporto di direzione e coordinamento dell'omonimo gruppo contrattuale affidatario del servizio idrico integrato, deliberazioni inerenti conseguenti. Illustra il provvedimento l'assessore Persi. L'illustrazione dei due provvedimenti è stata contestuale, per cui se non ci sono interventi io credo che si possa passare alla dichiarazione di voto. Bene, grazie, scusate. Ci sono osservazioni? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Cartenedo. Non so se trovo del pensato. Nulla è scontato nella vita. Favorevole. Grazie. Parere favorevole. Grazie. Avete consigliere? Sì, siamo favorevoli. È buon po'? Parere favorevole. Bene. Sindaco? Alzata di mano chi è favorevole? Unanimità. Nessun contrario, nessuno astenuto. Mediante eseguibilità al segretario. Per alzata di mano. Sindaco? Grazie. Unanimità anche in questo caso.